Buongiorno, io sono Luca Ozzano, sono docente di scienza politica al Dipartimento CPS. E io sono Sara Fenoglio, borsista e coordinatrice del progetto di Community Organizing al CPS. Dunque, oggi parleremo appunto di questo progetto e perché abbiamo scelto questa immagine Hope con la faccia di Obama. Ci sono due ragioni importanti. Una è quella che Obama, attraverso la sua autobiografia, ha reso popolare il community organizing al di fuori degli Stati Uniti, dove non era molto conosciuto prima del 2008. E la seconda è che questo è un quadro di un autore di street art e questo ci sembrava molto appropriato per una pratica come il community organizing che si fa proprio per le strade, nei quartieri, a contatto con le persone. Adesso Sara vi racconterà un po' meglio come funziona il community organizing. Grazie Luca. Il community organizing è un insieme di pratiche, fondamentalmente, che cerca di sviluppare risultati concreti e di forte impatto per la formazione e lo sviluppo di leader locali, affinché si riesca insieme a creare delle coalizioni sostenibili e durature sul territorio che riescano a sviluppare quindi nel concreto una forte rigenerazione urbana e uno sviluppo territoriale e quindi rafforzare l'inclusione sociale, di dove queste azioni, questi percorsi prendono luogo. Il community organizing vuole essere una metodologia per sviluppare una leadership radicata sul territorio e diffusa, per rendere quindi le organizzazioni di cui questi leader fanno parte, più forti e meglio in grado di rispondere alle sfide che sono estremamente complesse nei nostri tempi. Innanzitutto il community organizing parte dall'idea che ognuno di noi vive o ha vissuto dei momenti di impotenza, quindi il concetto di potere è estremamente importante e la mancanza di potere nella nostra vita ci rende paralizzati di fronte all'imprevedibile, al caos del nostro mondo. E quindi noi cerchiamo e crediamo possibile invece individuare quello che potrebbe cambiare nel mondo attorno a noi e creare le condizioni affinché questo mondo immaginato diventi realtà o ci si avvicini un pochino. Questa sensazione di impotenza è fondamentalmente uno stato d'animo pervasivo che condividiamo con diversi soggetti della società civile attorno a noi e quello che noi cerchiamo di fare è di sviluppare un potere relazionale che ci metta in connessione, che crei ponti fra le diverse realtà, tra le diverse persone, per rafforzarci gli uni con gli altri. In questo senso, il community organizing vuole rivendicare il ruolo dei singoli abitanti, delle singole organizzazioni di comunità, delle realtà ancora, per come le definisce il metodo, della società civile, tutta insieme per ricostruire questo senso di potere. La regola cardine del community organizing è quella di non fare per gli altri quello che possono fare per se stessi. E quindi, in questo senso, la formazione dei leader da cui parte tutta la metodologia, l'ascolto, il rafforzare le relazioni di potere fra gli uni e gli altri è la chiave per rendere questi processi effettivamente sostenibili e radicati sul territorio. Ma da dove partiamo? La partenza è dallo sviluppo di potere, sì, ma come? Attraverso principalmente l'ascolto e la costruzione di relazioni radicate sul territorio. In questo senso cerchiamo di sviluppare tutta una serie di abitudini. Fra le principali troviamo quella di imparare a relazionarsi gli uni con gli altri, abituarsi ad agire collettivamente, a immaginare il mondo per quello che dovrebbe e quindi potrebbe essere, analizzare le nostre risorse partendo da noi, dal nostro vicino, di casa, di quartiere, di territorio, e invece immaginare anche quali sono le risorse che ci potrebbero servire per avvicinarci al nostro immaginato e quindi cominciare a confrontarsi sulle diverse possibili strategie e quindi trovare insieme agli altri, insieme a altri abitanti, ad altri leader territoriali, una strada condivisa da poter percorrere. E infine riuscire ad abituarsi a sviluppare insieme, scusate, a riflettere insieme sul proprio operato, sia individualmente che collettivamente, indipendentemente dall'esito dell'azione messa in atto, quindi tanto negativa quanto positiva. Grazie. Ecco, prima di raccontarvi un po' meglio cosa abbiamo fatto nel nostro progetto, due parole su come nasce il community organizing e come arriva in Europa. Il community organizing viene formalizzato fra gli anni 30 e 40 del Novecento da Saul Alinsky, che era un ricercatore all'Università di Chicago e un attivista, sindacalista e attivista. Ovviamente esistevano forme di organizing prima che arrivasse Alinsky, però Alinsky formalizza questo metodo che poi negli Stati Uniti è stato usato
nei decenni successivi fino a oggi, lo testa per la prima volta in un famigerato quartiere di Chicago, Back of the Yards, creando il Back of the Yards Neighborhood Council, che è la prima organizzazione di comunità creata con questo metodo, e poi si inizia a diventare popolare, ad essere chiamato in altre città americane, e fonda l'Industrial Areas Foundation, l'IAF, che ancora oggi è la principale organizzazione che promuove questo metodo ed è stata anche supervisore del nostro progetto, tra le altre cose. Alinsky insisteva molto sulla questione del potere, sul creare coalizioni territoriali in grado di controbattere, di fronteggiare il potere politico e grandi poteri economici. Dopo Alinsky, tra la fine del Novecento e l'inizio del XXI secolo, chi succede ad Alinsky si concentra anche di più sull'aspetto relazionale per creare appunto organizzazioni di comunità che durino nel tempo, non si esauriscano con una campagna. In tutto questo, tra l'altro, il community organizing inizia ad essere esportato in Europa e arriva tra gli anni 90 e gli anni 2000, prima nel Regno Unito con Citizen UK, in Germania con l'Istituto Tedesco per il Community Organizing, e nello scorso decennio è arrivato anche in altri paesi, tra cui l'Italia, appunto, dove prima è stato avviato un progetto a Roma ad opera di Diego Galli, e dal 2019, con un finanziamento della Fondazione CRT, abbiamo avviato appunto questo progetto nella periferia nord di Torino, di cui adesso Sara vi racconterà un po' meglio. Grazie. In effetti il progetto di ricercazione a Torino Nord innanzitutto parte da una curiosità, ecco, da un'intenzione di voler mettere in pratica delle competenze, delle risorse raccolte, consolidate in anni di lavoro, partendo appunto dal professor Ozzano, che si incuriosisce anche leggendo la biografia di Obama, su questa metodologia, che cosa abbia rappresentato per lui nella sua azione politica, ma anche nella sua giovane età come organizer a Chicago. E da questa curiosità, di fatto nasce l'intenzione di voler conoscere anche meglio quest'altra esperienza che si stava sviluppando, come appena accennato, in Italia, e quindi questo tentativo di traduzione del community organizing nel nostro paese. E con l'incontro con Diego Galli, il fondatore dell'associazione Community Organizing Onlus, nasce questo primo tentativo di ragionamento su come sarebbe possibile portare il community organizing dall'università al territorio attorno all'università. Per la propria città, a Torino in particolare. Da questo primo incontro si sviluppa un'idea progettuale, grazie appunto al finanziamento della CRT, questa diventa reale, e nel 2019 si comincia a sviluppare il primo progetto pilota, principalmente focalizzato sulla convivenza interreligiosa e la qualità della vita. All'inizio 2019 abbiamo una prima formazione che si sviluppa, la prima formazione al Community Organizing a Torino, che si sviluppa presso il Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università, con la presenza di studenti, operatori del territorio, curiosi, interessati a questa metodologia di azione collettiva. E grazie alla collaborazione con l'associazione Community Organizing Onlus e l'Istituto Tedesco di Community Organizing, si riesce a fornire un pacchetto formativo completo rispetto a quali sono i principi cardine di questa azione sul territorio e anche individuare una figura che possa portare avanti questa progettualità negli anni successivi. In seguito viene selezionata la mia persona, Sara, come community organizer per portare avanti queste attività e la formazione tuttavia non si completa a Torino, ma si completa negli Stati Uniti, ad Annapolis, presso l'Industrial Areas Foundation, il più antico organo, come accennava il professor Ozzano, di community organizing a livello mondiale. E dopo 3 mesi di formazione, le nostre attività effettivamente cominciano a Torino a inizio 2020. Cominciando con il territorio di Barriera di Milano, o comunque allargandosi alla circoscrizione 6 a Torino Nord, e
Si comincia un primo percorso di mappatura, di ascolto, di incontri relazionali e di quegli strumenti cardine della metodologia. Tuttavia, con l'emergere dell'emergenza sanitaria, abbiamo dovuto riadattare il nostro percorso all'online, come tanti altri percorsi, che tuttavia, non avendo le caratteristiche per essere sviluppate principalmente online, ha avuto un forte ridimensionamento. Nonostante ciò, siamo riusciti a sviluppare un ciclo di webinar per diffondere questa pratica totalmente sconosciuta ai più, e questo ha suscitato un forte interesse da parte dei partecipanti, che ci ha portato a organizzare concretamente una seconda formazione a Torino, sempre al campus. E con la partecipazione di nuovi studenti, di nuovi attori del territorio, da cui si è creato un primo nucleo fondamentalmente di organizzazione di comunità, in qualche modo molto sperimentale, molto agli inizi di quello che vuole essere effettivamente un percorso radicato sul territorio, sì, stimolato dall'università, ma radicato e partecipato attivamente dal territorio. Nel 2021 questa sfida è stata portata avanti con ulteriore energia, nel senso che si sono creati quattro principali gruppi di ricerca azione che hanno sviluppato quindi degli interessi per il territorio, prioritari per il territorio, e questi hanno riguardato in primis l'educazione e il disagio giovanile nella periferia di Torino Nord, il ruolo delle arti di comunità per stimolare la cultura nella periferia, la gestione dei rifiuti urbani e l'installazione delle ecoisole e le loro conseguenze, e quindi anche infine il ruolo del cibo e della filiera agroalimentare nei territori. Questi diversi punti di interesse in realtà sono tutti insieme, come dire, collegati dal fatto che si trovano tutti ad operare, tutte queste realtà si trovano fisicamente e le persone che le compongono si trovano a operare nella stessa area territoriale di Torino Nord. E quindi in questo senso si è sviluppata una maggiore capacità relazionale di collegamento tra le sfide che insieme ci si devono affrontare, e soprattutto di collegamento fra queste diverse realtà e persone che compongono le realtà, spesso operanti per singoli settori. Quindi, dopo che abbiamo raccontato un po' a spersommi capi il nostro progetto, come ultimo punto volevamo riflettere su quale sia il valore aggiunto di un progetto di questo tipo. Innanzitutto è stato pensato fin dall'inizio come un progetto di ricercazione. Quindi da un lato c'è la ricerca, l'obiettivo conoscitivo del territorio che ci sta portando a conoscere veramente a fondo Torino Nord e le varie reti associative, i centri religiosi, le ONG, il territorio proprio. E su questo stiamo anche iniziando a scrivere le prime cose a livello scientifico. Però c'è anche l'aspetto, diciamo, trasformativo, l'idea che l'università possa avere un impatto possibilmente positivo sul territorio e sui quartieri in cui ci troviamo, insomma. E questo ovviamente è pensato in linea sia in senso più ampio con la terza missione dell'università che sta diventando sempre più importante per noi e più in specifico con il progetto di eccellenza del Dipartimento CPS che ha portato appunto alla creazione di un centro di ricerca applicata intitolato a Luigi Bobbio. Quindi in quest'ottica l'idea è che la ricerca possa diventare un modo per l'università di svolgere un ruolo di stimolo e catalizzatore per le energie del territorio, non necessariamente insegnando dall'alto quello che bisogna fare per vivere meglio, ma cercando di mettere in rete quello che sul territorio già esiste, stimolare energie e cercare di svolgere un ruolo appunto di catalizzazione e di coordinamento che porti a un miglioramento dell'ambiente urbano e sociale e che possa mettere in rete anche altre energie come quelle degli studenti che negli ultimi mesi sempre più numerosi ci hanno chiesto di essere coinvolti, poi magari facendo la tesi, per fare un pezzo appunto del nostro progetto, sul territorio. Quindi, per concludere,
Per chi fosse interessato o interessata ad approfondire, oltre ovviamente a contattarci, di cui saremmo ben felici, posso consigliare di cercare su Google un articolo che si chiama 10 libri sul community organizing, che ho pubblicato sul sito dell'Associazione Community Organizing Onlus di Roma, dove trovate i lavori principali per conoscere appunto questa metodologia del community organizing. Su questo appunto concluderei. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie.